Eccola qui, l'abbiamo portata appunto a farvi vedere. La cosa che differenzia, diciamo, questo prodotto da X-Pro 1 è sostanzialmente la necessità da parte nostra di allargare la fetta di utenza delle nostre serie X top di gamma. Il progetto nasce essenzialmente nel cercare di riproporre un qualcosa che rispetto a X-Pro 1 fosse più con un costo più contenuto sicuramente, con alcune tecnologie in meno. Però che potesse appunto strizzare l'occhio a una fetta di utenza molto più ampia. Infatti X-Pro 1 diciamo, è l'eccellenza per quanto riguarda sia la parte fotografica, perciò la qualità delle immagini e tutto, ma anche nel gesto fotografico che è proprio nella purezza assoluta, cioè l'utenza di X-Pro 1 vuole ad esempio un mirino ottico, una cosa alla quale non può fare a meno. Chiaramente c'è una grande fetta di utenza invece che magari può rinunciare a un mirino ottico, però vuole chiaramente tutta la qualità che è proposta in X-Pro 1. Nasce questo modello, X-E1, che è in grado appunto di andare a strizzare l'occhio a quella fascia di utenza. Oggi vogliamo appunto proporre una macchina che sotto l'aspetto qualitativo rimane la stessa cosa, ma sotto l'aspetto, diciamo, di costo e, diciamo, di gestione della macchina è leggermente diversa. Perciò qui abbiamo un mirino che non è più ibrido, ma è soltanto elettronico. Chiaramente abbiamo cercato di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti inserendo un mirino elettronico OLED con 2.400.000 pixel, perciò siamo di fronte a un mirino che oggi è in grado anche di permetterci di lavorare con il fuoco manuale senza troppi patemi. La macchina risulta anche un pochino più piccola di X-Pro 1. Anche qui vogliamo X-Pro 1 è una macchina sempre pensata per il fotografo professionista che magari ha bisogno anche di una macchina leggermente più grande. Bisogna sempre stare attenti a non esagerare poi con i sottodimensionamenti. Questo prodotto è un prodotto leggermente più piccolo, io direi attorno al 10%. Per farmi capire, è una macchina che a livello di dimensione è molto vicina alla X100. Ecco, perciò diciamo che a livello dimensionale è un X100 con le ottiche intercambiabili. Intanto, una cosa molto importante, tutte le ottiche X-Pro 1 sono compatibili, cioè questo è proprio diventato un sistema X-Mount con l'attacco X-Mount, perciò tutto ciò che è ottiche X-Pro 1 possono essere montate su questa macchina. In più, anche il discorso dell'anello adattatore, M. Anche qui tranquillamente può essere utilizzato, il sistema appunto è lo stesso, abbiamo voluto aggiungere, ed è questo il momento per farlo, uno zoom, cioè non più soltanto ottiche fisse, ma anche uno zoom, questo proprio per andare verso l'utenza non più soltanto professionale, dove magari l'utilizzo al 99% è su ottica fissa, ma appunto dare la possibilità di dare uno zoom con uno stabilizzatore ottico, anche qui massima qualità possibile, perché il messaggio che io voglio far passare, non stiamo parlando di una sorellina minore. A livello qualitativo, a livello fotografico, la macchina è praticamente su quel livello. Diciamo che tutti i concetti, i miglioramenti fatti sulla X-Pro 1 sono stati poi inseriti all'interno di questa macchina. Perciò abbiamo una velocità di messa a fuoco di 0,1 secondi e una capacità di messa a fuoco anche in condizioni di luce critica assolutamente interessante. Dicevo anche il discorso del dimensionamento. Chiaramente poi ognuno ha la sua mano, nel senso che poi bisogna anche capire che tipo di macchina si vuole. Questa risulta appunto un pelino più piccola e molto maneggevole. L'idea nostra è anche di avere una macchina un attimino più semplice, più fruibile appunto da tutti, con un flescettino pop-up all'interno. E il mirino ha una cosa molto importante, è il correttore di diodria direttamente sul mirino. Ecco, queste sono poi tutte quelle che sono invece le caratteristiche tipiche della serie X, perciò made in Japan, costruzione completamente in lega di magnesio nella parte superiore e inferiore, cioè la solidità e il divertimento proprio nel gesto fotografico rimangono invariate anche su questo modello. Sì, ci saranno due possibilità di acquisto, solo il corpo macchina o corpo macchina insieme all'ottica zoom. I prezzi saranno corpo 949 euro e invece il kit completo 1349 euro al pubblico.